Un tribunale della California ha condannato il gigante di biotecnologia agraria Monsanto a pagare 290 milioni di dollari a un giardiniere malato di cancro che ha accusato il colosso dell'agrochimica di non aver avvertito che il diserbante Roundup poteva essere cancerogeno. Ecco il verdetto. Il Roundup Pro o Ranger Pro ha contribuito a causare la malattia al signor Johnson? La risposta è sì. I giudici si sono espressi all'unanimità a favore di Dwayne Johnson, malato terminale per un linfoma, confermando che il glifosato contenuto nel Roundup e nella versione professionale dello stesso prodotto Ranger Pro ha contribuito in maniera sostanziale alla malattia dell'uomo. Monsanto ha annunciato che ricorrerà in appello perché, secondo i suoi legali, il linfoma di cui soffre Johnson si è sviluppato prima che venisse a contatto con le sostanze. Siamo molto soddisfatti e grati alla giuria perché ha posto attenzione e ha visionato 5 fascicoli che abbiamo presentato, hanno prestato attenzione al caso, siamo davvero grati per questo risultato, ha annunciato l'avvocato di Johnson. Sappiamo che il tabacco causa il cancro, il glifosato non causa il cancro, è sicuro ed è stato dimostrato per più di 4 decenni, ha ribattuto Scott Partridge, vicepresidente di Monsanto.